vaccini che noi, di cui noi disponiamo in questo momento sono tutti molto, molto, molto sicuri. Gli effetti collaterali ci sono come per qualsiasi vaccino, sono assolutamente infrequenti e gli effetti collaterali che sono stati tanto pubblicizzati per AstraZeneca riguardano una persona ogni 100.000 vaccinati al massimo, quindi stiamo parlando di numeri molto molto bassi. Sono stati fatti delle ipotesi riguardo il rapporto rischio-beneficio e puoi immaginare che non c'è paragone, nel senso che da una parte abbiamo una malattia che porta ad un alto tasso di ospedalizzazione, a un tutt'altro che trascurabile tasso di mortalità e dall'altra abbiamo effetti collaterali in un caso ogni 100.000 somministrazioni. Posso tranquillizzare tutti dicendo che nessuno dei vaccini contiene virus vivo, no? Noi in alcuni casi in passato sono state fatte vaccinazioni con virus attenuati, in questo caso non c'è. Sono vaccini evoluti, alcuni ancora più evoluti come quelli a RNA. Sostanzialmente noi non abbiamo più nemmeno tracce del virus, ma abbiamo una parte del virus che sarebbe quella in grado di presentare sulle cellule una specie di identificazione. Quindi sostanzialmente quando noi veniamo infettati, le cellule che vengono infettate sulla superficie cellulare presentano delle specie di messaggeri. E questi messaggeri sono prodotti dai virus a RNA. Però sostanzialmente l'RNA viene eliminato molto velocemente dal nostro organismo e quindi questo vaccino, non è, e lo dico anche per chi non crede nella safety a lungo termine, questo vaccino non è più presente dopo pochissimo rispetto all'inoculazione. Per quanto riguarda l'altro tipo di vaccinazione, sono sostanzialmente tratti, piccoli pezzi di virus, ovviamente non funzionanti, montati su un adenovirus. Sostanzialmente io uso un altro virus come vettore, ma sempre per fare la stessa cosa, cioè per fare in modo che io sviluppi una risposta immunitaria. Come faccio a sviluppare la risposta immunitaria? Faccio degli anticorpi contro questi piccoli antigeni che vengono presentati sulle cellule. Beh, allora, prima di tutto non siamo sicuramente protetti prima dei 14 giorni dopo la prima dose. Quindi questo lo dico perché alcune persone fatta una dose di vaccino si sentono liberi. Capisco che dopo mesi di sofferenza sentirsi liberi è una buona cosa, ma poi ci sono tutta una serie di persone che si infettano subito dopo aver fatto la vaccinazione. Quindi devono passare almeno 14 giorni. Per quanto riguarda i vaccini RNA, diciamo che prima della seconda somministrazione ci sono dati che ci dicono che comunque abbiamo una riduzione del rischio di infezione che può arrivare fino all'80%, quindi un'ottima riduzione. E lo stesso vale per i vaccini veicolati dall'adenovirus, che anche dopo la prima somministrazione, passato il tempo in cui il nostro organismo deve fare gli anticorpi, deve fare la risposta immunitaria, danno già una buona risposta immunitaria. Diciamo che questa cosa è stata in qualche modo il motivo per cui in alcune nazioni, come per esempio in Inghilterra, si è deciso di privilegiare la prima dose su un numero maggiore di persone, eventualmente ritardando la seconda dose. È notizia di oggi che il CTS ha dato l'ok al ritardo della seconda dose di Pfizer o Moderna, quindi possono essere fatti anche fino a 42 giorni. Il motivo è proprio questo, cioè si vuole in qualche modo cercare di vaccinare almeno con la prima dose il maggior numero di persone possibili. Adesso
come ha detto giustamente, la macchina organizzativa è a pieno regime, quindi il limite è solo il numero di vaccini che noi riceviamo. Allora, le reazioni immunitarie dopo la vaccinazione non sono frequenti, ma in fin dei conti sono anche un bel segnale, nel senso che vuol dire che il nostro organismo sta rispondendo alla vaccinazione e quindi è una cosa buona. Dobbiamo leggerla da un certo punto di vista come una cosa buona. Sono reazioni simil-influenzali. Quindi fin quando si rimane nel territorio delle reazioni simili influenzali, direi che non abbiamo problemi, quindi febbre, dolori articolari, dolori muscolari. Di solito queste reazioni durano circa 24-48 ore. Non accadono immediatamente dopo la vaccinazione, ma almeno 12-24 ore dopo, quindi subito dopo. Nel 99,999% dei nostri pazienti non succede assolutamente niente. Il giorno dopo può succedere una reazione similvaccinale. È ovvio che se usciamo da questo territorio, quindi ci sono altri tipi di reazioni, invece il medico deve essere contattato. Tutti i produttori di vaccini si stanno concentrando per cercare di comprendere nei nuovi vaccini anche tutte le eventuali varianti. Eventuali varianti, ricordo che sono purtroppo assolutamente normali, nel senso che noi abbiamo un virus che muta, come tutti i virus. Tra parentesi, in questo caso il coronavirus non è tra i virus che muta più frequentemente, ma essendo così diffuso e avendo ormai infettato milioni di persone, è chiaro che le mutazioni sono molto, molto probabili. Quindi, idealmente, io immagino che le varie aziende farmaceutiche ogni tot preparino dei vaccini modificati proprio per andare incontro alle eventuali vaccinazioni, le eventuali mutazioni che ci sono o che ci saranno, perché non abbiamo sicuramente visto tutte le mutazioni che nel prossimo futuro ci saranno. Prima di tutto, quello che si sa fino adesso sulla variante indiana è che sicuramente ha una capacità di infettare un po' più alta rispetto a quella tradizionale, cioè quindi alla variante Wuhan. Noi diciamo tradizionale, ma sappiamo che in Italia ormai quella più frequente non è più quella originale, ma è quella inglese, proprio perché quella inglese ha già una possibilità di trasmettersi più alta. Per quello che riguarda le mutazioni, sembra che i vaccini possano essere comunque efficaci. Però, ripeto, in questo momento sono dati preliminari, bisogna aspettare dei dati più definitivi per dare una risposta. Sulla gravità, cioè sul tasso di ricovero e sul tasso di mortalità, i dati non sono chiari, perché i modelli che sono stati studiati sostanzialmente, per esempio, pensiamo a quella sudafricana, la variante sudafricana effettivamente può reinfettare pazienti che hanno già avuto il virus, però che sia più grave della variante tradizionale non è detto perché i dati sostanzialmente parlano di un tasso di ricovero, diciamo, abbastanza importante, che proprio in Sudafrica ha in qualche modo travolto il sistema sanitario, quindi non sappiamo se la maggiore mortalità che si è vista per questa variante sia dovuta davvero ad una maggiore aggressività, piuttosto che molte più persone contemporaneamente erano infette e il sistema sanitario non è riuscito a farvi fronte, esattamente come sta succedendo in questo momento in India. Sui vaccini, i vaccini hanno un'efficacia parziale, poi dipende dal vaccino sulle varianti. Tendenzialmente, però, i dati che ci sono abbastanza rassicuranti, cioè pur essendo non al 100% efficaci, sembrano condurre ad un'infezione magari un po' più mitigata nella gran parte dei casi. Quindi, comunque, quello che interessa a noi, cioè il tasso di ospedalizzazione e soprattutto il tasso di mortalità nelle persone vaccinate, dovrebbe scendere.
Diciamo che la mascherina sicuramente sì, nel senso non c'è dubbio che purtroppo per i prossimi mesi ancora dobbiamo indossarla. Questo non lo dico io, ma lo dicono tutti i dati che in questo momento stanno uscendo. L'unica eventualità in cui può non essere indossata, quando viene, insomma, diciamo, quello che dice l'OMS, è se io sto con altre persone che sono tutte vaccinate. Quindi quando io sono tra vaccinati, in teoria potrei non indossare la mascherina chirurgica. Perché questo? Perché sostanzialmente la possibilità che il virus colonizzi le vie aeree superiori soprattutto, non è zero, nel senso che è più basso, ma non è zero. Quindi anche se io ho una possibilità di ammalarmi più bassa, potrei per un certo periodo di tempo, magari ristretto, essere comunque un potenziale vettore di virus. Quindi non solo io potrei indosso la mascherina per proteggermi, ma indosso la mascherina anche per proteggere le altre persone. Allora, nella vita di tutti i giorni non è necessario indossare la FFP2, ma è necessario indossare la chirurgica. Poi dipende dalle situazioni, nel senso che la chirurgica abbatte quello che è il flugio, cioè sostanzialmente la possibilità che il virus venga trasportato attraverso le microparticelle perché le filtra e le filtra in una grande percentuale. Il problema è quanto io vengo esposto, nel senso che è chiaro che indosso un FFP2 se sono in un reparto Covid, perché? Perché la quantità di virus nell'aria e il tempo in cui io vengo esposto al virus è molto alta. Mentre, per esempio, nella vita di tutti i giorni, se io passeggio per strada e indosso la mascherina chirurgica, anche in contrasti sulla via un paziente Covid sintomatico o non sintomatico, ma potenzialmente infettante, la quantità di virus al cui io verrei a contatto sarebbe comunque molto bassa e quindi la chirurgica sarebbe sufficiente. Chiaro che la domanda potrebbe essere: se io sto in un ambiente chiuso con tante altre persone, beh, in quel caso lì potrebbe essere un'idea, però è chiaro che io non starei in un ambiente chiuso con persone senza mascherina. Probabilmente la gran parte delle persone che si sono infettate dopo essere state vaccinate è perché non hanno seguito tutte le precauzioni che comunque devono essere seguite. Ricordo a tutti che il tasso di riduzione di infezione sintomatica dopo vaccinazione varia da vaccino a vaccino, ma arriva fino al 90-95%, che non è il 100%, quindi anche in uno studio clinico è il 95%. Il tasso poi di infezione senza ospedalizzazione probabilmente diminuisce, anche qui varia da vaccino a vaccino, ma diminuisce del 60-70%, il che vuol dire che comunque il 30% delle persone possono comunque potenzialmente infettarsi. Quindi quello che noi dobbiamo fare, e mi ricollego alla domanda di prima, è indossare la mascherina chirurgica nella vita di tutti i giorni, fin quando il tasso di vaccinazione e di vaccinati non sarà molto, molto, molto più alto di quello che è adesso, e fin tanto che il tasso di positivi in Italia non sarà molto più basso rispetto a quello che è adesso. Parliamo di 400.000 positivi, l'ha citato prima. L'altra volta a maggio parlavamo di un decimo, forse meno, dei positivi che abbiamo adesso. Quindi c'è chi ricorda il maggio dell'anno scorso e dice: beh, il maggio dell'anno scorso si è riaperto tutto. È vero, attenzione, non c'erano i vaccini da una parte, ma dall'altra parte il tasso di positivi era circa un decimo di adesso. Il tasso di infetti al giorno era parimenti un decimo di quello che è adesso. I dati non sono univoci. Sicuramente chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi prima dei 3 mesi dopo aver avuto la malattia, quindi quello non ha nessun senso. Le indicazioni dicono da 3 a 6 mesi dopo aver avuto la malattia. Gli studi dicono che l'immunità potrebbe durare in un periodo variabile tra i 6 e i 12 mesi, ma che comunque la gran parte delle persone sarebbero protette dopo almeno 9 mesi. Questo non vale ovviamente per le varianti, quindi chi ha avuto il Covid
potrebbe riprendere il Covid anche dopo un mese con una variante. Questo è il primo punto. Il fatto di vaccinarsi dopo aver avuto il Covid, secondo me, è una scelta saggia, anche per mantenere più a lungo il titolo anticorpale, quindi per avere una risposta immunitaria valida. Poi noi parliamo sempre di titolo anticorpale, in realtà molta della risposta immunitaria è cellulomediata, cioè non è solo attraverso gli anticorpi, però comunque diciamo per mantenere una risposta immunitaria adeguata per un periodo più lungo, che mi sembra fondamentale. È esattamente quello che si sta studiando in questo momento, nel senso che gli articoli scientifici ultimamente riguardano la sua domanda, cioè quanto dura l'immunità dopo la vaccinazione. Sappiamo che dura sicuramente intorno ai 9 mesi, e quindi settembre potrebbe essere effettivamente la data fatidica. Il problema è che non sappiamo. Fuori dagli studi clinici, cioè nel mondo reale, non sappiamo molto di più, perché nel mondo reale abbiamo iniziato a vaccinare i primi giorni di dicembre in Inghilterra, quindi questo è quello che sappiamo. Quindi noi abbiamo effettivamente pochi mesi di osservazione. Ricordo, non tanto per gli operatori sanitari, che in media sono abbastanza giovani, ma ricordo che l'età media nei trial clinici era abbastanza bassa, quindi se io posso essere confidente di avere un'immunità e di avere un'immunità che perdura, non ho la stessa confidenza e sicurezza rispetto a un paziente magari di 80-85 anni. Quindi questo è proprio il momento in cui si sta studiando. La sua domanda mi sembra pertinente. Noi comunque dovremo attrezzarci a fare una campagna vaccinale permanente. È chiaro che la campagna vaccinale permanente non sarà una campagna di corsa, no? Di fretta dovuta alla pressione del virus, ma sarà qualcosa proprio per evitare la pressione del virus. Quindi direi che dovremo abituarci a questo, è verosimile, fino a quando il virus non muterà con alcune mutazioni che magari saranno meno nocive per il nostro organismo. Sinceramente non c'è ragione di pensare che questi vaccini siano più efficaci di Pfizer, Moderna o di Astra, perché ricordo che Astra comunque è un vaccino molto molto efficace sull'ospedalizzazione e sul tasso di mortalità. Quindi sono vaccini che vanno ad affiancarsi, e mi sembra una buona opportunità avere una vasta gamma di vaccini. Hanno qualche differenza tra di loro, e devo dire, così lo dico en passant, però i dati post-marketing, cioè del mondo reale, di Sputnik sono un po' meno rispetto ai dati del mondo reale che abbiamo su Astra piuttosto che su Moderna e piuttosto che su Pfizer. Il Cile ha usato il vaccino cinese, sono stati bravissimi a vaccinare tantissime persone, però l'efficacia del vaccino è bassa, molto bassa, e hanno avuto un'impennata dei contagi. Quindi attenzione, lo studio di fase 3 del vaccino Sputnik, devo dire, dà dei risultati, è stato pubblicato su Lancet, quindi una rivista scientifica di grande prestigio e di grande validità, e dà dei risultati molto buoni. Di fianco ai risultati degli studi randomizzati, noi vorremmo sempre dei dati sui pazienti vaccinati nel mondo reale, no? Perché questo ci convince. I dati israeliani con Pfizer, i dati inglesi con Astra, ci rassicurano molto. Al di là dei piccoli effetti collaterali, l'efficacia è molto alta, tanto è vero che in Inghilterra hanno un decimo degli infetti rispetto a noi. Per i pazienti fragili, fragilissimi, è stato scelto insomma, diciamo, dal nostro governo e dall'unità di crisi di usare Pfizer. Questa scelta però non corrisponde, non è sempre uguale nelle diverse nazioni. Non c'è una controindicazione per le persone che hanno problemi al sistema immunitario,
diciamo che ci sono delle indicazioni per i pazienti che stanno facendo chemioterapia, perché nel momento in cui stanno facendo chemioterapia il sistema immunitario è molto depresso e la vaccinazione potrebbe essere poco utile, perché io non sviluppo gli anticorpi. Quindi tendenzialmente poi le varie associazioni di ematologi e oncologi consigliano magari di fare la vaccinazione tra un ciclo e l'altro, in modo che la risposta immunitaria sia più efficace, ma non è controindicato fare il vaccino. E devo dire, non essendoci il virus, non è un problema fare il vaccino, perché per alcuni vaccini in precedenza con virus attenuato, nei pazienti con il sistema immunitario indebolito, il virus attenuato poteva svilupparsi lo stesso. Qui il virus non c'è nel vaccino, quindi noi non corriamo nessun rischio, se non quello che in alcuni casi potrebbe non funzionare perché il mio sistema immunitario non risponde. È chiaro che le persone che hanno un terreno allergico, cioè quelle che sono tendenzialmente allergiche, vengono monitorate per un periodo più lungo. Quelle che hanno avuto una reazione vaccinale precedente, solo quelle lì, sono vaccinate in ambiente protetto. Le reazioni vere allergiche da vaccino sono estremamente, ma veramente estremamente infrequenti. La necessità di fare una vaccinazione protetta è bassa. Tanto è vero che se io devo aspettare del tempo per fare una vaccinazione protetta e in questo periodo non ho fatto il vaccino, il rischio dovuto al fatto che io ritardo il vaccino rispetto all'eventuale sviluppo di un effetto collaterale non vale. Quindi è chiaro che pensiamoci bene, perché le uniche persone che meritano un ambiente protetto con l'anestesista in ospedale sono quelle che hanno avuto una reazione vaccinale grave. Le altre, diciamo che caso per caso vanno valutate, ma teniamo conto che molto spesso non c'è nessun problema. Ultimo punto, e poi mi taccio su questo, attenzione che se fatto 100 il numero di persone che dicono di essere allergiche, le reazioni allergiche vere sono 5, cioè il 5% di tutte quelle che noi comunemente chiamiamo allergie. Il 95% non lo sono. Sono usciti questa settimana, mi sembra l'altro ieri e 4-5 giorni fa, dati di Cote Prospettiche che sono andati a vedere il tasso di complicanze in queste pazienti. Sostanzialmente il tasso di complicanze è equiparabile nelle donne in gravidanza tra chi ha fatto il vaccino e chi non ha fatto il vaccino. Quindi sostanzialmente è una prova indiretta del fatto che il vaccino non dovrebbe dare grossi effetti collaterali in gravidanza, e quindi le società ginecologiche stanno consigliando le persone di vaccinarsi. Nel nostro caso c'è scritto che la valutazione deve essere appannaggio del medico e si valuta caso per caso il rapporto rischio-beneficio. Con i nuovi dati mi sembra che questo possa essere a favore del beneficio, quindi possiamo rassicurare e se io fossi una donna in gravidanza ci penserei a vaccinarmi. È chiaro che il rischio viene ridotto di tantissimo e quindi sostanzialmente rimangono fragili per le comorbidità, quindi sono fragili di per sé, ma il rischio di andare incontro ad un'infezione si riduce tantissimo. Quindi anche qui dipende cosa intendiamo per farli rientrare al lavoro, nel senso che dipende dal lavoro, ma la risposta dovrebbe essere sì. L'indicazione è questa, nel senso che non è che non ti potrai vaccinare mai più, ma finisci in fondo alla coda, il che vuol dire un ritardo nel sottoporsi alla vaccinazione di diversi mesi. Io non sottoporrei mai un mio familiare o una persona che conosco bene ad un ritardo nella vaccinazione. È molto, molto, molto pericoloso, cioè pericoloso in questo momento in cui i nuovi casi sono tutt'altro che trascurabili. Quindi questo è il punto. È pericoloso per la persona che rifiuta il vaccino? La risposta è sì. È pericoloso per tutti noi? Certamente in parte. Però in questo momento siamo ancora così lontani da aver immunizzato l'80-90% delle persone
che diciamo questo contribuisce, ma il contributo non è così fondamentale in termini assoluti, perché ancora stiamo andando molto bene, nell'ultimo periodo la Lombardia poi in particolar modo sta andando benissimo, però noi abbiamo scontato il fatto, soprattutto all'inizio, che non avevamo vaccini, quindi questo era il punto. Quindi rispetto all'Inghilterra o altre nazioni, abbiamo avuto una fornitura di vaccini molto più bassa e ancora ad oggi scontiamo il fatto che le consegne, diciamo, non corrispondono a date precise. In questo, solo nelle ultime settimane questa situazione sta migliorando. Quindi in questo momento noi possiamo, come dire, vaccinare tranquillamente sapendo, utilizzare anche parte delle scorte, sapendo che poi verranno sostituite. Per tutto un certo periodo noi non sapevamo quando sarebbero avvenute le consegne e quindi non si poteva rischiare di fare il 100% delle dosi ricevute, perché se no a 3 settimane non avremmo avuto, e in quel momento lì non si poteva ritardare, non avremmo avuto il vaccino per fare la seconda dose. Quindi le indicazioni erano di tenere una parte del consegnato come magazzino. La risposta è sì, perché purtroppo il Covid dà in una percentuale non infrequente dei casi dei reliquati, cioè io non guarisco completamente, ma per esempio a livello polmonare diciamo che il polmone potrebbe non ritornare allo stato pre-infezione. Quindi per esempio se il paziente ha mancanza di fiato e continua ad avere mancanza di fiato, ovviamente molto più blanda rispetto alla fase acuta, può vaccinarsi senza problemi. Anzi, siccome è un paziente fragile, è molto meglio che si vaccini. Quindi a maggior ragione si deve vaccinare. Perché proprio sulle cure del Covid, diciamo che il mondo scientifico non ha fatto una grande figura, nel senso che nell'ultimo anno, pressati dal fatto di trovare delle novità e quindi dei farmaci che potessero essere potenzialmente utili, abbiamo accettato come vere delle segnalazioni iniziali. Segnalazioni iniziali che sono state poi smentite da evidenze scientifiche un po' più serie, no? E quindi questo secondo me è molto pericoloso, perché pensiamo per esempio ai macrolidi, cioè da degli antibiotici che vengono comunemente prescritti. Evidenze iniziali dicevano che potevano essere potenzialmente utili, questo è stato smentito da studi clinici di alta qualità, eppure vengono ancora utilizzati in una percentuale non trascurabile di pazienti. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, da una parte, essere più seri noi come mondo scientifico, perché è chiaro che bisogna dare delle certezze solo quando abbiamo in mano delle certezze. Perché il giornalista, adesso mi spiace dirlo, però vuole la notizia sensazionale, no? Quindi io ovviamente se dico qualcosa di innovativo potrò andare su una testata nazionale. Ma quindi il mondo scientifico deve cercare di essere il più serio possibile, perché è importante la stampa o comunque tutto quello che riguarda stampa e televisione. Diciamo che deve essere anche qui un po' più serio, perché noi non capiamo quanto, non abbiamo secondo me ben capito quanto questo possa aver fatto male. Pensiamo al destino di Astra, che verosimilmente in alcune fasce di popolazione probabilmente offre una copertura anticorpale immunitaria più alta, eppure c'è un tasso tutt'altro che trascurabile dei pazienti che non vuole farlo. E quindi questo è molto grave e in parte, secondo me, è dovuto a uno sbaglio nella diffusione di alcune notizie. Fino a quando non avremo un tasso di vaccinazione molto più alto di adesso e il tasso di nuovi positivi e il numero di positivi totale non sarà molto più basso di quello che abbiamo adesso, la risposta è: ahinoi, dovremmo tenere diciamo, le stesse accortezze, proprio per evitare una recrudescenza del virus. La situazione muterà quando queste tre condizioni saranno soddisfatte, quindi molto più alto il tasso di vaccinazione,
molto più basso il numero di nuovi positivi al giorno e molto più basso il numero di positivi in questo momento, perché ricordatevi che 400.000 positivi accertati vuole dire probabilmente un numero di positivi in giro verosimilmente uguale. Cioè, semplicemente gente che non ha fatto il tampone. Quindi, se ci sono 400.000 persone che sanno di essere positive, probabilmente in questo momento ce ne sono alcune centinaia di migliaia che non sanno di essere positive, ma sono positive. Quindi, bisogna sicuramente tenere le stesse accortezze. Però è chiaro che questo porterà ad una grande diminuzione del numero di contagiati. Pensiamo agli ospedali che avevano fino al 20% di lavoratori in malattia. Adesso, sostanzialmente, se io penso al mio dipartimento, ai medici, in questo momento preciso non ce n'è uno via per Covid. Quindi questo penso che sia molto importante.